stavo chiamando il comune di Zollino. Ha due colonnine che adesso vi facciamo vedere con attacco corrente e attacco acqua. Ciao a tutti e benvenuti nel nostro canale. In molti di voi ci chiedono come stiamo. Questa volta lo facciamo noi. Come stai? Com'è stata la tua settimana? Scrivici nei commenti, saremo contenti di leggerti. Noi, dopo i mercatini di San Valentino nella magica Ruffano, ci siamo rimessi in marcia, in direzione Zollino. Buonasera! Ciao belli! Siamo nell'ora del tramonto, siamo andati a prendere un dolce tipico che si chiama la Sibilla, perché in un mercatino di Natale dei ragazzi ci hanno consigliato appunto di venire qui a Zollino e mangiare la Sibilla, un dolce tipico che è nato qui nel 1990. Quindi Donna, questo sei meglio che di Wikipedia. Wikipedia, l'ho appena letto. Che miseria. Quindi praticamente alla mia età questo dolce. E allora siamo andati a prendere 5 dolcetti perché stasera saremo a cena da Sista Ila e Papanuccio. In più ci sarà anche un polacco, un nostro vicino camperista. E quindi abbiamo preso i dolcini per festeggiare. Festeggiare cosa? Abbiamo preso questo dolce, visto che c'è anche questo signore polacco, così glielo facciamo assaggiare anche a lui. Esatto, e poi siamo curiosi, esatto, perché ha il cioccolato con pasta di mandorle, una bomba praticamente. Ora torniamo all'area sosta, dove domani vi faremo fare un giro e vi faremo capire un po' com'è quest'area sosta un po' strana, un po' abbandonata. Un po' particolare. Troppo, esatto. Un po' particolare. Ma domani vi facciamo fare un'area sosta tour. Ora ritorniamo da Furgonello, che laggiù alle mie spalle c'è anche appunto Celestina, il camper di Daria e Marco, un motorhome di questo polacco, poi è arrivata una tedesca e adesso è arrivato un altro camper che non so chi sia. Andiamo a vedere. A dopo. I get load. Usually my delivery was 3 or 4 days. Che bene. Carino. Vai, open the suite. Open the suite. Facciamo l'unboxing. Davide is very very goloso. When you I like sweet. Sweet. I like sweet. Vediamo un po' questi Sibilla come sono. Olè! Vai! No, ma qua in Puglia pesa tutto in una patera. Sì. Vai! Com'è? Com'è la mia torta? O meglio? Fai vedere l'interno. È sicuramente peggio. Allora, c'è una pasta di mandorle con all'interno del cioccolato e anche crema di nocciole. Molto buono. Molto buono. Eccolo qui, lui è Jack. Hello. Questo qui fuori è il suo camper. Camion. Himmer. Mercedes. La Celestina. E stasera siamo sulla Celestina a mangiare. Qui c'è anche la cantante Sista Ila. Sì. E Papanuccio, puoi farti vedere, sembri l'uomo nero. Papanuccio fa, stasera si è offeso e quindi fa di schiena. Si è offeso, non ci si fa vedere. No, si è fatto bello, avete visto? Si è fatto bello, guarda qua. Si è pelato. Si è pelato tutto, guarda che bello, che buono, mio fratello. Stasera mi sono fatto anche la doccia, ho lavato il bidet, l'hai fatto il bidet. E infatti sentono il profumo. Senti qui, il profumo? Sì, sì, si sente. Anche da lontano. Allora, sì, sì. Io il primo l'ho assaggiato e buono. Vai, ora tocca a noi. No, ora tocca a noi. Una testa sono. Non si può. Ok, perfetto, la ringrazio. Buona giornata, grazie. Buongiorno anche a voi. Buongiorno. Allora, stavo chiamando il comune di Zollino perché, come abbiamo detto ieri, questa area sosta è un po' anomala, sembra un po' dismessa, perché ha l'acqua che viene fuori da un tubo un po' anomalo, la corrente che funziona e non funziona. Allora ho chiamato per sapere come era gestita. Perché appunto ieri la corrente funzionava, ma adesso non funziona più.
Quindi ho chiamato per chiedere appunto, funzionava, magari bisognava pagare qualcosa, bisognava avvertire in comune di essere qui, che ne so. Loro mi hanno detto di richiamarli dopo, che doveva chiedere perché non sapeva neanche lui. Ho richiamato adesso e mi hanno detto che praticamente quest'area qua è dismessa, non c'è nessuno che la gestisce, devono fare dei lavori e la corrente per adesso non è sicura. Quindi ieri sono venuti e hanno staccato la corrente, il contatore, non so come funzioni. Il quadro generale, perché secondo loro appunto non è un impianto sicuro, devono sistemarlo. E gli ho sottolineato che comunque è l'unica area che c'è in questa zona, l'area comunale è l'unica, gratuita, e quindi è davvero un peccato che sia dismessa, perché ad esempio ieri eravamo noi, vabbè, Marco, Ilaria, due tedeschi, un polacco, ed è davvero un peccato che... Sembra una barzelletta, veramente. Ed è un peccato che sia così abbandonata, anche perché in un posto bellissimo. Questo è un paese che ha tutti i servizi, dal supermercato, al bar, alla posta, a una fioraia che ci ha regalato uno spago perché dovevamo fare un portafedi. Portafedi realizzato con il pirografo per un momento unico e speciale. Per informazioni scrivici. Quindi sono anche super gentili in questo paesino. Comunque, nonostante sia un'area dismessa, è molto pulita, tutti i giorni passano a svuotare i cestini e quindi speriamo davvero che la danno in gestione. Ti interrompo un secondo, scusa, dovete beccarveli in diretta. In diretta mentre i due fratelli litigano o giocano. Guardate come se le suonano. Una capovolta, Spray Siri. Va bene, amore, per continuare. Posso seguire io? Ok. E quindi speriamo che per i prossimi mesi, magari per i mesi estivi, la rimettano in sesto. Comunque vi lasciamo la posizione perché è un bel parcheggio in un bel paesino. Mi raccomando, comune di Zollino, se vedete questo video, sistemate questa bellissima area. Ora, se il vento non ci porta via, perché oggi sono delle raffiche fortissime, vi facciamo vedere com'è questa area sosta. Allora raga, siamo nel nostro giardino, c'è un vento che ci porta via e quest'area sosta qua è stata pensata veramente bene, perché hai tavoli da picnic, hai cestini molto importanti, ha due colonnine che adesso vi facciamo vedere con attacco corrente e attacco acqua, ok? E se è un peccato lasciarla andare a ramengo così, sarebbe bello che fosse presa in gestione da qualche ente e se ne prendesse cura, anche magari facendo pagare 5 o 10 euro che sia, ma almeno che se ne prendesse un po' cura. Vi faccio vedere due o tre cose. Questa qui è una prima colonnina dove ha 4 attacchi per la corrente e dove aveva 4 attacchi per l'acqua. Una cosa molto bella, tolto questa colonnina qua, è che ha un impianto luce che è bellissimo, la sera è super illuminato, infatti anche la valle qua ha fatto più volte il suo corso che fa al martedì sera. Continuiamo. Praticamente il signor Jack, che ieri ci ha raccontato la sua storia, è un super personaggio. Lui ha studiato questo sistema dove si produce l'energia elettrica e dovete sapere una cosa. Lui ha due pannelli solari da 200 watt l'una, 400 watt. Quando la pale eolica è in funzione, come in questo momento, riesce a produrre più dei suoi pannelli solari. Spettacolo, ed è la prima volta da quando siamo in viaggio che vediamo una roba del genere, ma guardatela, è veramente, fattene tesoro perché è bellissima sta cosa. Questo sarebbe lo scarico e oltre alle colonnine ci sarebbe anche il carico, che al momento lo scarico funziona e funziona anche per pulire la gratta, perché basta girare questa rotellina qua
e l'acqua scende sotto. E qua sarebbe il carico dell'acqua, che però è lucchettato e non si può caricare. Questa è la seconda colonnina, dove ha sempre 4 attacchi dell'acqua e ha 4 attacchi della corrente. E a differenza dell'altro, qua praticamente gli mancano gli innesti per portare l'acqua alle 4 rubinetti. Infatti, come carichiamo l'acqua noi in questo momento, e comunque tutti quelli che vengono qui a sostare, aprendo questo si infila il riduttore, si attacca il tubo e si carica l'acqua. Poi hanno creato anche quest'area, che secondo me hanno fatto questa struttura per poi poterla magari chiudere in un futuro, che è bellissima, perché comunque, come ci ha detto Sistaile e Papanuccio, la volta che sono venuti c'erano delle persone che stavano facendo della ginnastica all'interno, c'era un gruppo di signore che facevano ginnastica all'interno. Perciò, comune di Zollino, lo ripetiamo per la seconda volta, riaprite e rimettete in moto quest'area sosta, perché è una mini pinetta, è bellissima, ha tutti i servizi che un camperista può avere, è pulita, avete un paese bellissimo, rimettete in funzione quest'area sosta. Fa freddo? Siamo scappati sul furgonello perché c'è un'aria bella freschina, non fa freddissimo, ma c'è proprio un'aria fortissima, quindi direi che sono le 12:12 e possiamo mettere su cosa per pranzo e mangiamo. Speriamo che questo video possa essere utile a, oltre al comune di Zollino, che riattivi questa area. Comune di Zollino! Abbiamo anche gli ultra, e diciamo un po' a tutti i comuni, perché comunque è vero che il camperista magari come noi va poco al ristorante, va poco a mangiare fuori, però la spesa la fa, il gasolio lo mette, il caffè al bar ogni tanto se lo va a prendere, il dolcino tipico oppure comunque qualcosa di caratteristico nel paesino lo compra. I musei o comunque... I musei, chiese, ecco, tutte le attrazioni le va comunque a visitare. Le va comunque a visitare. E tra l'altro il turismo itinerante, quindi il camperista, c'è anche, oltre ad esserci d'estate, c'è anche d'inverno, soprattutto per tedeschi, olandesi, polacchi, che viaggiano spesso d'inverno. Ci fossero più aree in questa zona, aree comunali o gratuite, comunque da spendere massimo 5 euro diciamo al giorno, sarebbe una super attrazione per il camperista sia estero che italiano. Quindi speriamo che possa essere utile questo video. Ci vediamo alla prossima puntata, dove saremo dentro un posto un po' particolare. Dove saremo? Mistero. Mistero. Ciao.